Chi fa da sé, con Lucia Cuffaro. Buongiorno Lucia. E già, insomma, già i pesanti aumenti sulle bollette di gas e luce proprio abbiamo visto nei mesi scorsi, adesso si aggiunge anche la grande incertezza legata proprio alla drammatica guerra in Ucraina e i conseguenti tagli proprio degli approvvigionamenti di gas e di energia. Per questo tu oggi ci darai degli importanti consigli proprio utili perché dobbiamo in questo momento sprecare di meno e quindi diminuire anche i nostri consumi. Per esempio l'Agenzia Internazionale per l'Energia ha suggerito di abbassare di un grado i riscaldamenti delle nostre case. Quindi così, in questo modo, riduciamo il bisogno di gas russo. Assolutamente, quindi non più, non più di 19-20 gradi, perché ogni grado fa consumare circa il 7% in più sulla bolletta di casa. Poi chiudere le valvole del termosifone nelle stanze che non utilizziamo, anche se siamo durante il giorno, chiuderle più volte per poter risparmiare. E inoltre, importantissimo per risparmiare fino al 30%, è abbassare la temperatura della caldaia a gas a una temperatura medio-bassa, quindi proprio quello che ci serve. L'acqua non deve essere bollente, né il termosifone deve essere bollente, e se abbiamo quella condominiale si può chiedere di abbassare la temperatura per tutti. E cos'altro si può fare per evitare di consumare troppo gas o comunque di sprecarlo? Allora, una delle cose più importanti è evitare la dispersione del calore. Finestre e porte spesso hanno delle guarnizioni che col tempo si ammuffiscono, si rovinano. In commercio esistono a pochi euro una serie di guarnizioni bioadesive che si incollano per evitare la dispersione, poi vengono fissate con un phon il calore del phon. Esatto, in modo che aderiscano completamente. Inoltre, per poter risparmiare fino al 25% con il termosifone, quindi aumentare di più la temperatura, si possono installare dietro i termosifoni dei pannelli termoriflettenti. Io utilizzo il parasole. Esattamente, dietro al termosifone questo serve a aumentare e diffondere ancora di più il calore. Poi, regola della porta, non lo facciamo mai, sempre chiudere le porte affinché la dispersione nelle camere, da letto, nel bagno, nelle camerette, non si diffonga per tutta la casa. E altra cosa importantissima, ad esempio, anche il forno va utilizzato solamente al suo massimo funzionamento e sui termosifoni si può riscaldare del cibo, ad esempio nei barattoli di vetro. Ottimizzare tutto. Sì, ma c'è un trucchetto che possiamo usare, ad esempio, in estate e in primavera, che è lo scaldavivante fatto con un vecchio ombrello e con la carta dell'uovo di Pasqua, oppure la parte della carta argentata. E quando c'è molto sole, quindi in primavera o in estate, si può mettere un barattolo con del cibo e grazie a questa carta argentata il sole permetterà di scaldare appunto la vivanda. L'ultima cosa importantissima, i fornelli, quindi sempre riuscire a usare la giusta potenza della fiamma, il coperchio e magari anche con un piatto fare una doppia cottura a vapore. Esattamente, quindi, la pietanza o comunque cuocerla in questo modo? Sì, e coperchio fa risparmiare fino a 40% di gas, quindi assolutamente da usare. Perfetto, e adesso passiamo invece alla bolletta della luce, che come abbiamo detto sono salatissime. Ecco, le nostre mamme, i nostri genitori ci hanno sempre insegnato fin da piccole che bisogna spegnere la luce quando usciamo da una stanza. Altri suggerimenti per evitare sprechi? Allora, assolutamente comprare e usare le lampadine ad alta efficienza energetica a LED rispetto alle alogene, che peraltro non si possono più usare, fanno risparmiare fino al 90%. Qualche altro piccolo consiglio: ci dimentichiamo sempre di rimuovere la polvere dalle lampadine. Questo permette un 20% di luce in più e quindi in qualche modo di avere meno punti luce in casa. Poi lo standby, quindi ricordiamoci sempre di collegare tutto: televisori, decoder, macchinette del caffè, casse, le console per i giochi, gli stereo. Sempre utilizzare una multipresa con un interruttore che, come vedi, spegnendosi toglie dappertutto l'energia, e questo ci permette appunto di ridurre anche il cavetto del cellulare. Ricordiamoci che quando sono in standby comunque consumano sempre energia. Sì, e il cavetto del cellulare consuma tanto, anche se non... quindi ricordiamoci di spegnere. Poi invece un trucchetto nel caso di invece dell'utilizzo dell'aspirapolvere. Sì. Dell'aspirapolvere. Abbiamo anche l'aspirapolvere oggi. Sì, perché consuma tantissimo in realtà l'aspirapolvere. Meglio allora quelli a batteria, quindi se dobbiamo cambiarlo, perché hanno un voltaggio molto basso, quindi si caricano lentamente, utilizzano poca energia. In più non c'è il problema del sacchetto usa e getta.
scelta, quindi si risparmia da tanti punti di vista. Ok. E secondo i dati dell'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile, l'ENEA, il 58% dei consumi di energia deriva proprio dagli elettrodomestici. Allora, dacci dei consigli preziosi proprio per ridurli. Per esempio, il classico suggerimento di mandare la lavatrice e la lavastoviglie la sera è ancora valido? Allora, dipende dalla tariffa, quindi controllare bolletta se abbiamo la tariffa variabile. In quel caso, assolutamente sì. Temperatura della lavatrice non più di 30 a 40 gradi, si risparmia veramente fino al 20-25%. Regola del pugno: sia la lavastoviglie che la lavatrice devono essere completamente piene. Lavatrice se deve entrare solo un pugno, che permette esattamente la giusta quantità per lavare molto molto bene. E ricordiamoci di pulire i filtri, perché questo crea un grandissimo spreco energetico, e assolutamente quindi i lavaggi ecologici. Anche per quanto riguarda la lavastoviglie? Sì, in entrambi i casi. In entrambi i casi. Il frigorifero è anche un altro elettrodomestico che consuma di più, proprio perché è sempre in funzione. Cosa suggerisci, allora, per diminuire comunque almeno i costi, insomma, in bolletta, almeno un pochino, diciamo? Allora, è assolutamente ricordarsi di aprire il frigorifero tutto insieme, quindi pensare a cosa ci serve, cosa dobbiamo mettere dentro e creare un'organizzazione mentale. Non aprirlo quando non è utile. Quando non serve. Spesso il frigorifero rimane vuoto in alcune parti. Un trucchetto per consumare meno energia è quello di mettere dei pannelli di polistirolo che appunto non assorbono l'aria fredda e permettono di ottimizzare l'energia del frigorifero. Quindi quando c'è un completo livello vuoto, mettiamo il nostro pannello, oppure quando partiamo per le vacanze. L'altra cosa che non dobbiamo fare è variare la temperatura. 4-5 gradi è perfetto, e si può risparmiare fino al 20% nel freezer, in questo caso per il raffreddamento del freezer, con lo sbrinamento. Per velocizzarlo si può fare con un phon, quindi puntare su un phon le parti di ghiaccio e si staccano molto facilmente in questo modo. Ma spegnendo il frigorifero in questo caso? No, non serve, perché ci vogliono 20 minuti per sbrinare così un frigorifero, non serve togliere tutto, e meno consumo energetico così. Lucia, sei fantastica come sempre, vi ricordo che potete rivedere la puntata su RaiPlay. Allora, in conclusione, la parola del glossario della sostenibilità realizzato in collaborazione con Rai per il Sociale, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, ASVIS e la Federazione Relazioni Pubbliche Italiane, la FERPI. La parola di oggi è digitale, quindi alcuni esempi concreti, Lucia? Allora, l'app Bevimi, interessantissima, ha l'obiettivo di valorizzare già gli erogatori di acqua di rete che sono già attivi in 3 università milanesi. Questo ci permette di ridurre le bottigliette in plastica, ma anche di attivare un gioco, una sana competizione fra i ragazzi, proprio per invogliarli a rispettare l'ambiente, ma anche per recuperare le bottigliette di plastica all'interno degli ecocompattatori. Infatti, ad ogni prelievo, ogni utente ha all'istante la misurazione dell'anidride carbonica che viene evitata, ma anche la quantità di plastica che viene risparmiata. Invece, il comune di Bari, il comune di Ancona, di Firenze, di Bolzano, di Salerno e altri 1000 comuni hanno scelto di utilizzare un'applicazione, quindi un'app, ma anche un portale web che si chiama Junker, che appunto permette di fare una raccolta differenziata, veloce, semplice, ma soprattutto corretta. Ovvero, gli utenti hanno la possibilità, tramite la scansione di un codice a barra, di capire esattamente di quale materiale è fatto quell'oggetto che devono buttare via, quindi quell'imballaggio, e quindi di scegliere il corretto bidone. Non solo un digitale, ma un'intelligenza artificiale, perché si può anche fare una foto all'oggetto e l'app ci dirà dove poterla gettare correttamente. Fantastico, Lucia, ci ritroviamo sabato prossimo, grazie. A prestissimo.